Salve a tutte e a tutti. Oggi per le nostre lezioni di fantastica parliamo di un altro modo, un'altra strategia per inventare le storie, che è quella che Rodari chiama il binomio fantastico. Per scoprire cosa è il binomio fantastico, come prima cosa dobbiamo partire dal considerare il potere incredibile che hanno le parole. Cioè, dentro ogni parola singola, noi queste parole, insomma, diciamoci la verità, le bistrattiamo un po', le trattiamo un po' male, le usiamo con poco significato a volte, spesso usiamo sempre le stesse parole, gli stessi aggettivi per descrivere i nostri sentimenti o quello che vediamo o le persone a cui vogliamo bene. E invece le parole hanno un grossissimo peso e sono come dei forzieri. Sapete quei forzieri, anche quelli tipo dei pirati, che uno li apre e dentro ci trova tesori inaspettati? Così sono le parole. Ogni parola è un forziere che, se uno riesce ad aprire, immergerci dentro, riserva sorprese incredibili. Rodari, per spiegare questa importanza di ogni parola, ci dice che ogni parola è come un sasso buttato in uno stagno. E per capire quello che vuole dire mi piace usare una piccola frase di una poesia di Elisa Biagini che dice: "È come acqua smossa nella mia testa, con ogni tua parola mi fai cerchi nel lago del cuore." Ogni parola, e in questo caso è la parola di una persona amata, cade, precipita dentro di noi, è come un sasso che precipita in un lago e provoca delle reazioni, come dei cerchi che piano piano si allargano, delle piccole onde che increspano la superficie. E attenzione, provoca delle conseguenze in superficie, ma anche e soprattutto in profondità. Allora, Rodari, per capire cosa vuol dire questo, parte per esempio dalla parola sasso. Se io getto nella mia mente, come in uno stagno, la parola sasso, quali parole possono uscire dalla parola sasso? Ma per esempio tutte le parole con la S, non lo so, soldi, sistemare, solitudine, sistola, sapone, lavatevi le mani. Oppure tutte le parole con sa, sassofono, sale, sapone di nuovo. Oppure le parole che finiscono in asso. Per esempio, smargiasso, materasso, collasso, gradasso o basso anche. In questo caso noi giochiamo con i suoni della parola. Allora, per ogni parola che potete prendere in considerazione, ogni parola che vi viene in mente va bene, potete intanto chiedervi, per tirarci fuori delle storie, per aprire questo forziere, potete chiedervi: ma questo suono che cosa mi fa venire in mente? Per esempio, il suono di sasso, cosa vi fa venire in mente? Per voi sibila come un serpente che striscia sinuoso? Oppure sorride come il sole che stiepidisce in primavera? Ah, pensateci. E pensateci, dico, per ognuno può essere diverso, perché, come ci dice Rodari e come è vero, ogni parola è legata anche alla nostra esperienza personale. Per esempio, Rodari dice che per lui la parola sasso lo fa pensare a un santuario arrampicato a picco sopra il Lago Maggiore, che è quello di Santa Caterina del Sasso, e poi lo fa pensare a un suo amico, Amedeo, con cui lui andava su questo santuario a fare delle passeggiate. E poi, quando facevano queste passeggiate, parlavano di filosofia. Beh, per me è diverso, per esempio, perché ho un'altra esperienza. Per me la parola sasso, senza ombra di dubbio, mi fa pensare al mare. E soprattutto a una spiaggetta di sassi che si chiama Sotto i Frati. E a questa spiaggetta penso ai tuffi che facevo con i miei amici da uno scoglio in mezzo al mare e al cacciucco che veniva riscaldato la domenica quando le famiglie su questa spiaggetta piccola e scomoda, tutte insieme, nonostante tutto, decidevano di mangiare insieme. Beh, sono associazioni completamente diverse, come vedete. Questo è un primo modo per scoprire, per tirare fuori, ridare potere alle parole, ridare peso, imparare a usare le parole restituendo loro la loro forza. E Rodari cita due
personaggi importanti per farci capire meglio cosa vuole dire con questo concetto. Uno è un poeta, si chiama Paul Valéry, che ci dice: non c'è una parola che si possa comprendere se si va a fondo. Quindi, quando noi siamo arrivati fino in fondo a questa parola, anche una parola semplice, scopriamo così tanti misteri dentro di lei che si porta dietro, precipitando nella nostra mente, così tante conseguenze, che alla fine scopriamo che una parola che ci sembrava di conoscere bene non la conoscevamo per niente e non la capiamo nemmeno fino in fondo. E poi cita anche un filosofo molto famoso, che è il filosofo che forse più di tutti ha riflettuto sul potere delle parole, su cosa vogliono dire le parole e sulla comunicazione. E Wittgenstein che dice: le parole sono la pellicola superficiale sopra un'acqua profonda. Però, dice Rodari, beh, questo esercizio abbiamo detto che è utile per scoprire quanto è forte una parola, però al tempo stesso questo esercizio da solo non è detto che riesca a tirare fuori tutte le storie che vorremmo. E allora, più utile ancora, abbiamo detto che questo capitolo si chiama Il binomio fantastico. Più utile ancora è provare a vedere cosa succede se io metto insieme due parole che non mi aspetterei che stessero insieme. Due parole inaspettate. Abbiamo detto che per inventare le storie la prima regola è sempre uscire fuori dagli schemi, ragionare in modo diverso dal solito. Allora, se io metto insieme due parole a caso, allora posso avere una reazione come una esplosione. E nella nostra testa queste due parole possono fare come una reazione chimica proprio, e esplodere e generare tanti collegamenti, tante storie. Questo mettere insieme due parole che normalmente non starebbero insieme, Rodari lo chiama appunto, nella grammatica della fantasia, si chiama binomio fantastico. Lui, per esempio, fa l'esempio di due parole che sono cane e armadio. Beh, se metto insieme queste parole, come le posso tirare fuori? Dice Rodari. Di solito in una classe, per esempio, si possono far scrivere a due bambini in contemporanea due parole a caso che ognuno di loro pensa, magari uno la scrive davanti alla lavagna e uno dietro, e poi si smettono insieme le parole e si vede cosa esce. E si crea un binomio, cioè l'unione di due elementi. Per esempio, dice Rodari, se io prendo cane e armadio, beh, a questo punto posso metterle insieme. Scopro che già il cane e l'armadio di loro non stanno tanto insieme. Posso provare a metterle insieme e a vedere quali storie possono generare. Ci può essere per esempio, posso iniziare a unirle usando delle semplici preposizioni: il cane con l'armadio, il cane nell'armadio, il cane sopra l'armadio, l'armadio del cane. E da lì possono venire fuori delle storie. A voi che storie vi vengono in mente? Avete mai trovato un cane aprendo il vostro armadio? Beh, i gatti si trovano spesso a dir la verità perché ci si infilano volentieri. Oppure avete mai pensato a un cane che più di tutto desidera avere tantissimi vestiti e collezionarli tutti nel suo armadio? Insomma, tante sono le possibilità. A questo punto vi leggo una storia, ma non ve la leggo qui in questo video perché altrimenti ci diventa troppo lungo. Invece, ve la leggo in un altro video che vi consiglio poi di vedere. E questa storia si chiama Il pulcino cosmico. E dopo che l'avete ascoltata, vi chiederei anche di dirmi: ma questa storia da quale binomio fantastico parte secondo voi? Adesso tocca a voi. Dobbiamo trovare due parole, metterle insieme e provare a inventarci una storia. Ora io siccome non sono più in classe e non posso farle dire a voi, ho creato una scatola magica di parole. E ho messo tante parole a caso qui dentro questa scatola magica e ora faremo delle estrazioni. Faremo ben tre estrazioni e vedremo quali binomi fantastici escono fuori. E così poi vedremo se potete inventare una storia con queste parole estratte. Allora chiedo alla mia bambina, che non appare ma che è qui dietro, di farmi da assistente e di estrarre le parole. Delia, per favore, puoi estrarmi due parole? Una.
E la prima parola estratta è ornitorinco. Seconda, lavatrice, primo binomio, eccolo qui, ornitorinco e lavatrice. Facciamo un'altra estrazione? Delia? Un'altra, grazie. Coccodrillo. E la seconda parola cosa sarà? Peperoncino. Coccodrillo e peperoncino. Quindi potete usare, beh, qui vengono in mente un sacco di cose mettendo insieme un coccodrillo e il peperoncino. A voi no? Facciamone un'ultima. Vediamo tre possibilità. Delia? Ciclamini? Grazie, Delia. E pentola a pressione. Un bel pranzo mettendo dei ciclamini in pentola a pressione. Chissà. A questo punto, quindi, inventate una storia. Vi chiedo di inventare una storia con questo binomio fantastico o con un altro, a vostra scelta. Potete fare come ho fatto io anche, se volete, creare una vostra scatola magica dove mettete dentro tanti bigliettini. In su ognuno ho scritto una parola e poi provate a fare delle estrazioni. Mi raccomando, buona fantasia allora. Ciao, grazie.